Dunque Gianfranco, prima parlavamo del fatto che si può iniziare con tanti tipi di auto, anche con auto tutto sommato piccoline, però tu oggi corri con una Porsche GT3. Sì. Questo. Come si fa ad arrivare a correre con auto di questo tipo? Ecco, qui oltre alla passione deve subentrare il talento, perché quando inizierete a correre su quelle macchine di piccola cilindrata, se vi distinguete, cioè se siete veloci, è molto probabile che gli sponsor possano avere l'interesse a finanziare la vostra attività agonistica. Vi spiego meglio, ci sono aziende di qualsiasi genere, non necessariamente del genere sportivo automobilistico, che vogliono pubblicizzare il loro marchio. E come farlo? Cosa di meglio di farlo in una pista dove per una gara club, anche se piccola, vengono migliaia di persone a guardare queste gare? Ecco, in quel caso, se tu pilota sei bravo, tutta la gente guarderà la tua macchina, quindi guarderà il marchio di quello sponsor. Ecco perché le aziende possono avere interesse a sponsorizzare la macchina più veloce. Come quindi, si diventa bravi? Ecco, questa domanda è davvero difficile. Non c'è una risposta. Sicuramente ci vuole un po' di esperienza, ma anche tanto talento innato. Bisogna avere la prima regola fondamentale è avere coraggio. Ho il coraggio di tenere giù il pedale, di frenare il più tardi possibile, di non aver paura, ecco, un temerario. Perfetto, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao. A presto.